È una puntata un po' diversa dal punto di vista quella di oggi, perché abbiamo la fortuna di aver avuto a Pisa il professor Valerio Valdesi, un noto economista. A un certo punto ci ha stupito durante la sua lezione, perché ha detto una cosa che non ci aspettavamo, che di fronte al grande scandalo, meno così sembra, che l'Italia, lo Stato italiano, sostiene e aiuta le banche, che in realtà lo Stato all'interno dell'Unione Europea che più finanzia le banche di aiuti di Stato è la Germania. Dico bene, professore? È così. Ma perché non ci scandalizziamo? Perché questo attacco nei confronti dell'Italia? È perché l'Italia è da... Quanti anni sono, caro professore, che l'Italia è conquistata, no? Ai Serra Italia di Dolore Ostello, no? Non serve, non donna di provincia, ma bordello. Ma a chi fa comodo dire che, per esempio, l'Italia è un paese debole? Beh, fa comodo ai paesi forti, cioè quelli che la vogliono comprare. È chiaro che se io dico che è un paese debole, evidentemente aumentano le condizioni di spendita. Se io voglio comprare, ci guadagno. Senta, un'altra cosa nella sua lezione, che le banche danno soldi alle grandi imprese e non alle piccole imprese. Anche questa è una cosa che ci sorprende. Ma la logica di Benigni, le banche danno soldi a chi ce l'ha. In realtà grandi comici italiani, da Benigni a Brignano, ma lo stesso Sordi, tanti, insomma, se qualunque suo ascoltatore va su YouTube, mette comici, banche, cose del genere, trova tanti, tanti spettacoli che prendono questo concetto, cioè che la banca in realtà non aiuta i più deboli, ma aiuta i più forti. Ma se ci pensiamo, è un insegnamento che mi diede mia nonna, che era una signora che aveva fatto, credo, la terza o quarta elementare, perché all'epoca nei mondi contadini dei quali io vengo si doveva andare a coltivare i campi da giovane, no? E quindi lei, mi ricordo ancora una volta, io ero studente e studiavo tecnica bancaria, lei mi dice: ma che cos'è sta roba? Io le dico: nonna, è come funzionano le banche. E lei in dialetto piemontese mi dice: ma povero fiore, povero ragazzo, cosa state tanto a studiare? Tanto le banche danno sempre i soldi a chi non ne ha bisogno. E io lì per lì, sai, mi sentivo, no, un grande studioso, quindi dicevo: vabbè, poverina, una signora che non ha cultura, via discorrendo. E invece poi, tanti anni dopo, ho scoperto nei libri, studiando e documentandomi per la mia materia, che dei signori che avevano preso il Nobel in realtà avevano solo con equazioni matematiche, con punti di ottimo e derivate, spiegato lo stesso concetto di mia nonna. E cioè che tu in banca devi andare nel momento in cui hai meno bisogno e devi negoziare sulla base di questo principio, che la banca è lì per fare utili, non è lì per fare donazioni, se no è un'altra cosa. Parliamo di fondazioni bancarie, quindi di altri mondi. Bene, grazie professor Valdesi, appuntamento alla prossima settimana. Grazie.